Riprendiamo la parte finale dell'esame di Asia Silvestre, cintura nera, primo dan. Dietro ci abbiamo anche il nostro caro maestro Antonio Ceccacci di Priverno, che sta dando le ultime informazioni necessarie per questa cintura nera. Vai. Francesca è un'amichetta di Asia, ormai già diventata cintura nera qualche mese fa. Ancora qualche chiacchiera con l'esaminatore, credo che si chiami questo. Mazza quanto parla questo. Questo parla proprio tanto, Gli ha dato questo qui ha fatto proprio tardi, proprio. Quale? Sì. Là ci sono anche gli altri esaminatori, ce ne sono tanti, Bella, una bella manifestazione, questi che semenano. Allora, ultimo tratto e ultimo pezzo di questo esame di Asia Silvestre, cintura nera, primo dan. Siamo in una meravigliosa palestra di Pomezia. Vabbè, vai. Questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo, sono rimaste solo loro, Non c'è più nessuno. Eccole qui, dai. Asia Silvestre e Francesca. Francesca è già cintura nera, Asia oggi sta facendo l'esame per la cintura nera primo dan. Eccola. Si riparte. Da lontano ho sentito un brava. Però va. Tante indicazioni vengono date dal maestro esaminatore, credo che questo sarà qualche dan. Questo è fortissimo, Questo è il giapponese. Il giapponese mi sa che è ottavo dan, se non sbaglio. Uno spettacolo. Allora, ripartono. Nono dan addirittura è il giapponese, ma il giapponese raga mena davvero. Quindi se incontrate il giapponese dopo faccio vedere meglio, lasciatelo sta, che non è cosa buona andare a rompere le scatole. Dai, ultimo momento di questo esame. Siamo a Pomezia, non mi ricordo come si chiama questa palestra, però dopo lo scriveremo. Ah no, non lo posso scrivere nel posto che siamo bloccati, quindi lo scriveremo con qualcosa, non lo so, poi vedremo. Tante indicazioni vengono date, qui continuano anche le altre prove per questo esame. Tante ragazze.
Dai, forse siamo addirittura d'arrivo, tra un po' si andrà a mangiare, speriamo, perché è dai 9 che siamo qui, sono esattamente quasi le 14. Un bel movimento da stamattina, tanta gente, hanno fatto diversi gruppi e questo è il secondo gruppo delle cinture nere. Si salutano, vediamo le ultime indicazioni date dall'esaminatore. Tantissime indicazioni. Mi sa che abbiamo finito? E così finisce l'esame per la cintura nera di Asia Silvestre, nonché Mifia, questa palestra davvero meravigliosa. La faccio vedere tutta perché è una struttura spettacolare, tanti ragazzi riuniti per questi esami, c'erano già dei gruppi stamattina presto e questi sono gli altri gruppi che hanno portato a termine gli esami per la cintura nera. Da Pomezia è tutto, un saluto dal Papi e una buona domenica, grazie a tutti. Allora, queste sono delle foto importantissime perché il giapponese che c'è al centro di questi ragazzi, l'unico che si riconosce poi col vestito, è praticamente la cintura più alta che c'è in tutta la manifestazione. Dovrebbe essere una cintura nera 8° o 9° dan, adesso non ricordo. Comunque è una persona davvero speciale, simpatica e precisa. Ecco, anche con loro, giustamente, ecco, con Asia e con Francesca se fanno la foto. Mi dispiace di stare da dietro, però non me l'aspettavo. Eccolo qui, foto anche con il maestro, che poi domanderemo a Asia come si chiama. Vedi? Sempre così attivo, ragazzi, non vi auguro di incontrarlo in brutti momenti questo, perché secondo me è uno davvero che non lascia nessuno in piedi. E tutto questo dal Roman Sporty City di Pomezia. Tra poco ci sarà il saluto finale e poi possiamo dire che anche questa è andata. Tutti questi ragazzi uniti da una passione, quella del karate, tutti oggi qui per prendere la cintura nera 1° dan, una bellissima manifestazione che speriamo abbia portato gioia anche tra le pagine di Facebook. Cercheremo di pubblicarla in qualche maniera perché è giusto far vedere come vengono svolte queste cose e soprattutto è bello far vedere l'unione che c'è tra questi ragazzi. Si creano davvero dei bei gruppi, si ride, si scherza e si fanno cose davvero serie, anche perché qui ci abbiamo un maestro davvero speciale, il giapponese, che non so come si chiama, che dovrebbe essere una cintura proprio alta, alta, alta. Infatti tutti che si fanno le foto nessuno gli dice qualcosa, perché è giusto che sia così. Ma vorrei fare pure io una foto col giapponese, poi quasi ci vado a farmi una foto col giapponese, o ce provo, non so se me la fanno fa, però ci vorrei andare pure io a farmi una foto col giapponese. Però devo aspettare prima il saluto, mannaggia. Vedi, tutti a passi le foto al giapponese, voglio pure la foto al giapponese, non c'è niente da fare, dai. Ci proverò. Però devo aspettare la foto del saluto finale. Comunque, tutto questo, come sempre, testimoniato da Papi e testimoniato da questa meravigliosa palestra, Roma Sporting City. Si trova a Pomezia. Sarà interrotto il video e volevo farvi vedere il saluto finale, che è la cosa forse anche più carina che c'è al termine di queste manifestazioni. Bravi, bravi. Si chiude qua la registrazione dal Roman Sporting City di Pomezia. Esami per le cinture nere di karate. Grazie a tutti.